De Bello Gallico di Elio. Cari amici, vi parlerò di fatti drammaticissimi, e cioè delle guerre galliche che Giulio Cesare intraprese più di 2000 anni fa in Gallia. Nella prima parte del suo libro, il De Bello Gallico, Cesare ci parla della conformazione della Gallia e anche dei popoli che la abitano. Ci dice che la Gallia è suddivisa in tre parti. Una è abitata dai Belgi, che popolano l'attuale Belgio, tanto per intenderci, cioè la zona nord-orientale dell'attuale Francia. Un'altra dagli Aquitani, che popolano la parte sud-occidentale dell'attuale Francia, e cioè quella che costeggia i monti Pirenei. E la terza parte, invece, è quella centrale, popolata da quelli che all'epoca erano detti Celti. Questi Galli, cari amici, erano poi suddivisi in tantissimi popoli dai nomi curiosissimi. Si va dai Pittoni, ai Santoni, agli Aulerci, ai Lingoni, agli Edui, importantissimi nel corso di questo libro, agli Elvezi, che popolano l'attuale Svizzera, per arrivare ai Veneti, che non popolavano il Veneto, bensì l'attuale Bretagna. Il popolo più forte, dice Cesare, è senz'altro quello dei Belgi, questo per varie cause. Innanzitutto perché sono molto lontani dal territorio dell'antica Roma, e non so se questo implichi un certo senso dell'umorismo di Giulio Cesare. Inoltre perché non vengono visitati dai mercanti, i quali perciò non introducono le merci atte a infiacchire gli animi, e infine perché confinano con i Germani, con i quali sono continuamente in battaglia. Per questo stesso fatto, anche il popolo degli Elvezi è un popolo molto forte. E il popolo degli Elvezi è quello che dà l'occasione per cui Cesare attacca battaglia.